Gianborno ragazzi, Gianborno e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questa nuova prima puntata di una nuovissima serie qui con Giuse. Ciao Sick, ciao ragazzi, ciao a tutti, sono pronto, sono carichissimo per vincere la Champions League con il Napoli, questo qui sarà l'obiettivo. Eh sì ragazzi, obiettivo Champions con il Napoli, faremo una stagione ogni puntata e vediamo chi riuscirà a vincere prima di noi due la UEFA Champions League. E ti chiedo, fai un pronostico, secondo te quanto ci metti? Allora, io pronostico 4 anni. Secondo me in 4 anni uno dei due riuscirà a portare a casa questa Champions. Secondo te? Io ti dico che secondo me ce ne mettiamo di più. Secondo me la vinciamo nel 2027. Ok, vabbè. Sarebbe folle. Allora, ovviamente iniziamo dall'Europa League. Come normale che sia, finestra di mercato attiva, lavoro nazionale ce ne frega niente, di aiuto disattivo, tanto non cambia niente, rigore trattativa elastica, ambito di proprietà disattivata, quindi facciamo con il Napoli così com'è. Prima di iniziare, se non l'avete già fatto, vi invito ad iscrivervi al canale di Giuse360, che lo trovate qua sotto in descrizione, e vi invito anche, se non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio di canale e a lasciare tantissimi mi piace qua sotto se volete subito, immediatamente, la seconda puntata di questa serie. Quindi mi raccomando, fateci sentire tutto il vostro supporto, mi raccomando. Detto questo, io non ho messo il torneo precampionato. Tu l'hai messo? Io l'ho messo, sì. Io non l'ho messo perché è vero che ci poteva dare qualche soldino in più, ma a me non me ne frega niente, i soldini ce li abbiamo. Devo cercare di capire che cosa fare. Tu come ti muoverai? Farai più mercato rapido, più mercato lungo, venderai tanto? Qual è la tua idea? Sì, allora io sono partito subito a bomba perché sto già selezionando i giocatori da tenere e i giocatori da mandare via, e io punto a vendere più gente possibile all'inizio e poi in base al budget che avrò a disposizione mi faccio un po' i conti e capisco chi posso prendere e chi no. Però di sicuro farò piazza pulita perché ci sono tanti esuberi, e quindi se l'obiettivo è la vittoria della Champions non possiamo avere in squadra gente di 72 o 73, quindi bisogna fare secondo me una bella rivoluzione pesante. Quindi questo è un duro attacco verso De Laurentiis. No, scherzo. Io sono fan numero uno di ADL, lo sai. Sì, è vero, assolutamente sì. No, allora io invece farò un mercato abbastanza mirato, nel senso che cambierò qualcosa anch'io, anche perché io pure voglio determinati giocatori, bisogna rinforzare la rosa, però credo che tutto nasca con l'equilibrio. Ma chi è questo? Io ho Szymanski, polacco, 22 anni, 73. È nuovo acquisto di ADL. Ma quando male? Ma chi è questo? Reale. Come? L'ha preso il Napoli svincolato 2 anni fa. Io lo presto, sia mai che cresce. A me è uscito invece nella primavera un giocatore che si chiama Denis Coppola, che è veramente, veramente, veramente forte. Io raramente in vita mia ho visto dei giocatori in primavera con un overall di partenza così alto. Prova a sparare, sì, vediamo se ci sei, indovini. Vabbè, se hai detto tanto alto, dico tipo 72, secondo me, che è tantissimo. Non hai azzeccato di poco, però ti dico che il mio è più alto. Adesso guardo anch'io. Sì, e vediamo se fa l'upgrade in una posizione particolare, perché ci manca solo il grandissimo upgrade. Sì, fa addirittura l'upgrade di più uno. Carino. Ma invece il mio fa schifo, c'ha 68, mannaggia lui. Porca miseria, questo è veramente forte. Allora, e tra l'altro gioca anche in una posizione, i ragazzi hanno visto, io non te lo dico, te lo dirò poi alla fine. Gioca anche in una posizione che è presente appunto nel modulo che voglio usare. Ci mette 2 settimane, gli cambio ruolo e poi lo mando in prestito, perché comunque il Napoli ha gente più forte di un 70 e non dico niente a Seacorp. E quindi per adesso va bene così. Ma ti posso dire una cosa? Mi sa che mi è andata meglio a me. No, perché? Perché è un 68, ma c'è scritto, almeno da formazione, ora vediamo, che alla destra fa l'upgrade di 9. Ma come 9? Ma dai. Lo metto in titolare subito al posto di Insigne. Vediamo se fa l'upgrade veramente. Nel frattempo sto andando avanti, però c'ho due nomini che mi piacerebbe prendere. Uno
ve lo faccio vedere adesso, ragazzi, è un giovinotto proprio, uno dei, un giovane promettente che è lui, guardatelo, solo 86 anni, e l'altro invece è davvero di buon auspicio per il futuro ed è lui, che però prendo subito, e voi sapete perché, no, e allora no ragazzi, maledetto, ci sono rimasto male, no, allora lui, vediamo un po' lui, ok, lui sì, non è fortissimo per l'età che ha, però comunque è un upgrade, quindi prendo lui. Quindi primo acquisto ufficiale? No, ci sto lavorando, gli offro questa cifra qua, vediamo cosa dicono. Ci chiedono Elmas, ma io Elmas lo voglio tenere. Tra l'altro ti dico una cosa che ti farà molto piacere. Ecco, questa cifra ragazzi è perfetta, l'accetto. Ho bloccato le offerte per Petagna, quindi Petagna al centro del progetto Napoli. Bravo, così ti voglio, porca miseria, sì, così. Giustamente, se bisogna ambire a troppe importanti, abbiamo bisogno di avere gente importante, porca vacca, bravo. Esatto, viva tutta la vita Petagna. Allora, intanto sto facendo il contratto al nostro nuovo acquisto, un giovane fenomeno. No, in realtà non è giovane, non è un fenomeno, è fenomeno nella realtà. Forse su FIFA un po' meno, preso. Allora, anche io invece faccio il primo acquisto, voglio prendere un giocatore a parametro zero magari, giocatore in scadenza molto interessante, perché bisogna un attimo prendere qualcuno in un reparto in cui il Napoli pecca un po', mettiamola così. Proprio con 40 milioni secchi loro vogliono la clausola sulla rivendita, io gliela concedo, 4% di clausola, e quindi anche io rispondo al tuo colpo, Sick, e prendo un grande giocatore. So esattamente chi hai preso, secondo me. Ah sì, già lo sai? Perché era il giocatore che volevo prendere io in scadenza, ma questo stronzo gli avevano rinnovato il contratto e veniva come 40 milioni in scadenza. Allora mi sa che era lui. Vabbè, te l'ho rubato io. Intanto ho venduto lui e quindi facciamo un po' di soldi. Io mi fiondo subito sul secondo giocatore. Così in teoria completo il reparto. Ha una clausola di 77 milioni. Ti do degli indizi, così se vuoi copiarmi questo giocatore qua, ti do degli indizi. 77 milioni di clausola. Io non la pago ovviamente perché costa di meno. E vedo se riesco a mettere come contropartita Gulam, un giocatore che non vale tantissimo, però secondo me messo come contropartita, non lo so, magari fa pena e dicono di sì. Sono interessati a Gulam. Io intanto sto prendendo lui, ragazzi, che sarebbe il nostro super titolare. Però vogliono bei soldini, Se prendiamo questo, raga, facciamo un comparto ottimo. Poi non do troppe indicazioni a Juicer, che sennò me lo copia, però tanta roba, anche perché anche lui è in scadenza. Niente, sotto quella cifra non scendono. Proviamo a risparmiare. Hanno accettato. Sto per prendere il secondo giocatore, se non sbaglio il più costoso finora del nostro mercato. Addirittura, quanto hai speso? 37 e mezzo. Azza. Un po' tirchio. Allora, io ho chiuso anche lo stipendio e quindi io sono a quota 2 giocatori comprati. Però ti dico che ho ancora la bellezza di circa 60 milioni. Però se aggiusto il budget siamo intorno agli 80. Quindi due acquisti fatti con ancora 80 milioni da investire. Madonna mia, io sono al secondo acquisto ma ho finito i soldi. Quindi devo sperare che qualcuno mi compri qualcosa, perché altrimenti non c'ho i soldi nemmeno per piangere. No, guarda chi ho venduto, 9 milioni e 7. Bene, poi lui. E quindi ci siamo. E intanto vediamo se il nostro giovane cresce come aveva promesso. Da 68 passa a 77. Non ti sento più. Sì, no, guarda, è meglio che non commento. È meglio che non commento questa cosa. No, vabbè, non fa niente. Io non ho bisogno di questi trucchetti per dire. Allora, un as che poteva fare il panchinaro va egregiamente a fare in culo. No, lo tengo. Lo tengo perché non. No allo sfruttamento contro un as. Io voglio prendere un giocatore fortissimo. A parte gli scherzi, ero concentrato perché, allora, sto per fare un acquisto veramente tosto. Io ti dico solo che questo giocatore ha una clausola rescissoria di 168 milioni. E la Madonna! Ti dico solo questo, però sto aspettando delle offerte, però voglio comunque iniziare a sondare un po' il terreno.
perché come contropartita io ci posso mettere Politano, che vale 26 milioni. Ma a te non piace Politano? Perché io volevo puntare su di lui e su Petagna per vincere la scelta. Vabbè, Petagna è ovviamente una certezza. Politano, sai, nella realtà mi piace, però su questo gioco secondo me c'è di meglio, ecco. Cioè, questi qui vogliono 98 milioni più Politano, cioè per farti capire chi sto prendendo. Ma infatti mi fai molta paura. Ma è bene ad averlo, altro che il tuo 77 lì. Dai! Io intanto ho venduto un giocatore a una cifra molto alta. Cioè, se lo piano, però hanno accettato l'offerta. Ok, che cifra? No, molto alta per i miei canoni, 30 milioni, il che mi rimetterebbe sul mercato. Ok, quindi il grandissimo ritorno di Sequel sul mercato. Ottimo, io l'ho preso, però devo cambiare il suo ruolo. Questo è un colpo straordinario, è un colpo incredibile. Io nel frattempo ti aggiorno che sto cambiando modulo, passo a un modulo ovviamente diverso da quello di prima. Questo qua, no, quello, dove sarà la sta? Questo qua. Quindi qui non abbiamo ancora il giocatore, però qui gioca lui, qui ce li abbiamo entrambi. Qui stiamo a posto e qui gioca lui. Ci manca questo qua e ci manca questo qua. Ci mancano due calciatori. E poi non lo so, raga, non lo so perché. Però abbiamo tanti soldi, eh? Io avevo tanti soldi, adesso non li ho più. Io ho più o meno 88 milioni. Allora, io dovrei almeno sistemare un'altra posizione. Sì, almeno un colpo lo devo fare. Un colpo solo. Il problema è che ho 9 milioni. E con 9 milioni, sinceramente, faccio fatica a fare il colpo che devo fare. Anche perché è un colpo molto importante. Io nel frattempo sto prendendo il calciatore con l'overall più alto della mia squadra. Oh! Ma è un vecchio, un giovane? Non te lo dico. Ah, ok. È un grande segreto. Ok, quindi sarà tipo un vecchiaccio che hai messo lì perché è forte e poi cala tipo. E dai, non mi sembra il caso. Intanto ha accettato l'offerta. Non mi sembra il caso di insultare i miei poveri vecchi che prendo. No. Massimo rispetto. Allora, intanto io sono riuscito a vendere Lobotka per 17 milioni, Malquit per 3 milioni e ho mandato in prestito il giovane, quello lì, forte, 2 anni di prestito alla Real Sociedad. Vediamo in che condizioni torna. Io mi sa che me lo tengo perché questo tra un anno ruba il posto a tutti. Mamma mia. Intanto ho preso il giocatore che volevo prendere e adesso tecnicamente mi manca un solo acquisto, però potrei pensare, ve lo faccio vedere a voi, di vendere lui. Perché vale qualche soldino e perché abbiamo tanti soldini. Ma scusami se ti interrompo, Sipro, ma mi è arrivata un'offerta per Papadopoulos. Ma scusami, cioè non capisco in che senso un'offerta per Papadopoulos. Quindi vabbè, comunque niente. Ma come? Napoli c'ha Papadopoulos. Ma quando mai? Ma manco c'era? Ma che cazzo vuol dire? Gira ai proprietari l'offerta. 1.800.000 per Papadopoulos. Io 29 anni, greco. Oh, quasi non lo tengo come riserva. Che miseria, un 71 come riserva. Secondo me ci sta come quarto centrale. A me piacerebbe prendere lui, ragazzi. Ma mi chiedono, madonna quanti soldi vogliono. Vabbè, proviamoci, dai. Sarebbe un colpo pazzesco. Sarebbe un colpo veramente pazzesco. Non ce li abbiamo i soldi. Scusa, che fine hanno fatto i soldi per... Ma c'è un bug, possibile? Guarda, su questo gioco ormai io non posso prendere anche più. Terminiamo un attimo la trattativa. C'è un bug però, mi sa, perché... Mi dice che c'ho... No, mi ha ridotto i soldi. Cioè, me li ha tagliati proprio, ma come mai? Niente, vabbè, adesso c'ho 58 milioni allora. Abbiamo troppo. Ho 58 milioni, non so perché, ce n'avevo 800, vabbè, no, ce n'avevo 80 tipo, 88. Allora, io invece mi sono reso conto di un problema veramente molto, molto, molto grave che riguarda la mia squadra, perché purtroppo ci troviamo in una situazione in cui io non ho praticamente nessun giocatore in panchina. Strano. Non è proprio nel tuo stile. E quindi mi sa che sono costretto a malincuore a sacrificare un colpo di mercato, perché se ti ricordi avevo detto che volevo prendere un altro colpo, un altro giocatore,
e ti dico anche chi volevo prendere, anzi ti dico la posizione, volevo prendere un centrocampista e invece purtroppo sono costretto a giocare con Anguissa il primo anno e investire praticamente i milioni che ho a disposizione, che sono circa 30-35, per prendere tanti panchinari. Ah, quindi sei un po' nella merda sostanzialmente, si può sì, dire? Detto in parole povere, sì. Niente, io invece il giocatore che volevo prenderlo, quello che valeva tanti soldi, non me lo danno, non c'è niente da fare. Sì, ma non ho proprio i soldi per prenderlo, mi dispiace, ma è così. Cioè io offro 60 e loro mi chiedono 100. Madonna. Ma no, non ce la faccio. Allora, io vado subito con il secondo acquisto per quanto riguarda la panchina. Mi piace però come mi sto muovendo io, magari perderò e non lo so, verrò esonerato. Però sto facendo un calciomercato, secondo me, abbastanza interessante anche per quanto riguarda le riserve. Io di solito le riserve le lascio sempre perdere, e chi mi segue lo sa. Infatti molti nei commenti: Giuse compra qualcuno di riserva, Giuse compra qualcuno di riserva. Io me ne frego sempre. Invece questa volta sto facendo il bravo e sto facendo secondo me una squadra in panchina che secondo me, se messi in campo, potrebbe tranquillamente arrivare in Europa League in campionato. Io invece non c'ho una lira, il problema è quello. C'ho un sacco di soldi, ero tutto fomentato. Mi piacerebbe prendere anche lui, ma tanto non me lo danno, ragazzi. Cioè c'ho pochi soldi, mi sto per arrabbiare tanto. E invece sai che ti dico? Io invece sono fomentatissimo e vado addirittura a prendere un altro giocatore titolare. Quindi colpo di scena, ritorno a martellare sui titolari. Ma dove li trovi tutti questi soldi? Non capisco. Sono tutti trucchetti strani che... Certo. Attenzione, perché mi dispiace, soffro, ti dico la verità, soffro. E te lo dico perché ho dovuto mettere in trattativa Rachmani e lo volevo tenere. Però questo giocatore è troppo importante. Vuoi sapere l'overall del giocatore che io ho preso? Dimmi. 90. Sì, purtroppo sì. Inizia a tremare, sì. Ma nemmeno a far così però. Io intanto ho preso il mio giocatore che mi serviva. Quindi io sono praticamente a fine mercato. Mi sono rimasti esattamente 0 milioni. Questo è un problema. Qualcosa mi dovrebbe essere rimasto, ma veramente poco, tipo 2 milioni di euro. Perché dovrei prendere un centrale, un centrale di difesa. Perché ho venduto Rachmani. C'ho Tuan Zebe. Attenzione, colpo di scena. Vabbè, colpo di scena, manco ci avessi messi. Comunque io ho finito. Hai finito? Ok, io invece sono ancora un po' indietro, sinceramente. Cioè, in realtà ho finito perché il giocatore che volevo prendere... La panchina si è messo bene anche in panchina, cioè hai riserve in tutti i ruoli? Allora, riserve in tutti i ruoli, il problema è che volevo prendere un giocatore al posto di lui, ma questo stronzo, scusate il francese, ma ogni tanto mi va di essere français, non parte, cioè non so via nessuno. Io devo completare un attimo la squadra delle riserve, ne sto prendendo subito un altro perché mi serve un portiere di riserva e poi io ho ancora un giocatore molto importante che secondo me tu hai venduto, perché quando hai detto a mani in cuore devo vendere questo, secondo me ti riferivi a quello che ho messo sul mercato anche io, solo che io non ho praticamente ricevuto nessuna offerta e quindi se riesco a venderlo magari nelle ultime 10 ore di mercato potrebbe darmi quei milioncini in più per migliorare appunto ancora. Vediamo, nel frattempo la Juve si è inserita per prendere Antonio Fiore, che è il mio giovane, io invece gli dico di no. Non ma si tocca. Tu l'hai messo in campo, titolare? Non è titolare, però è vice, comunque è forte, cioè vale già tipo 35 milioni. Intanto sto per cedere uno che volevo giocasse titolare. Attenzione! Per 40 milioni di euro, perché si potrebbero aprire delle porte nelle ultime ore di mercato. Attenzione, io invece ho venduto il giocatore di cui ti dicevo prima, 26 milioni all'Atalanta. No, allora non è quello, non il è mio quello. Vale 40. Allora, per questo sono arrivati un sacco di offerte, ma io ovviamente aspetto di accettare quella grossa, scusami. Poi la Juve la smette di chiedermi tutti i giocatori. Io purtroppo devo giocare alla prima partita di campionato con il Sassuolo e niente, 1-1. E io invece la prima ho vinto 1-2 con il Venezia però. Ok. Io invece sono riuscito a vendere due giocatori e questo pareggio mi ha un po' preoccupato. E quindi diciamo che ho deciso di andare di nuovo sul mercato per prendere un giocatore abbastanza interessante, in scadenza,
è un giocatore non più giovane, purtroppo, però ho bisogno di qualcuno a centrocampo. Ho bisogno di qualcuno a centrocampo perché non posso giocare con Anguissà. Nella realtà Anguissà sta facendo benissimo, quello che volete voi, però purtroppo su questo gioco non va bene per adesso. E con 20 milioni mi porto a casa il centrocampista che almeno, non lo so, fa da pezza, fa da cerotto per questo anno, perché ho speso tantissimo sul giocatore offensivo che ho preso. E ho preso veramente un calciatore incredibile, poi sì che te lo dico. E però sono rimasto un po' con le pezze sugli altri reparti. Io ti dico invece che sono alle ultime ore di mercato e ho venduto questo titolare a 47 milioni e mezzo. Buono. Buono niente, adesso lo devo sostituire però. E giustamente prendi uno più scarso di quello. No, speriamo di no. Però sai che non so chi prendere. Cioè non l'avevo ancora deciso prima di venderlo, però credo che ci sia di meglio. Tipo lui secondo me è già meglio. Proviamo a prendere lui. Allora, vale, madonna quanto vale. Allora, secondo me però con tutti e due ce lo portiamo a casa. Io invece sto prendendo giocatori che possono giocare in più posizioni diverse, così da coprire più ruoli. E sto prendendo un giovane di 20 anni, molto molto forte, che può giocare COC, AT e AS. Cioè quindi posso appunto tutto lui con un solo giocatore. Esatto, posso coprire con un solo giocatore più posizioni. Però mi chiedono 8 milioni e 4. Devo stare attento perché se li faccio arrabbiare poi non ho più tempo per riprovarci. Facciamo 7 milioni e niente, 8 e 4 lo prendo lo stesso, 8 e 4. Ok, io ho preso un giocatore, lui, che è fortissimo secondo me, cioè soprattutto in prospettiva, però mi ha costato un botto. Cioè mi ha costato un giocatore over 80 in contropartita più 57 milioni. Mamma mia. E non è over 85 di overall. Cioè quindi è più scarso di quello di prima. No, quello di prima era 81. Ah, ok. Io te l'annuncio volentieri. Con questo acquisto, eccolo qui, il mio mercato è ufficialmente chiuso. Ok, allora io invece potrei chiuderla qui anche io, però vorrei fare un ultimo colpettino perché non ho... cioè, avrei Petagna come dice Osimhen. Che dici, mi fido? Io l'ho tenuto. Ok, però devo prendere una S, devo prendere un vice insigne perché non ce l'ho. Io nel frattempo ho sbagliato, non volevo prendere un giocatore, ma tutto stava portando affinché io lo prendessi, cercavo di scappare ma non riuscivo. Allora ragazzi, ecco qui la mia formazione titolare, io ho finito. Io guarda, devo fare l'ultimo acquisto perché mi serve un giocatore che vada a sostituire Insigne, solo che ho praticamente pochissimi milioni, ne ho 5. Vediamo se riesco a prenderlo per 3 milioni e 4 e poi anche io ho finito 4 milioni e 3. Prova una controfferta, 4 milioni con clausola del 25%, 4 e 2, dovrei forse riuscire a fare lo stipendio. Se riesco a fare lo stipendio ce l'ho fatta e calciomercato è finito pure per me. Vediamo, io nel frattempo sto facendo una mossa molto strana, ti dico la verità. Oddio, tipo? Tipo volevo allungare la rosa, mo vediamo se ce la faccio. Ok, ma sei un po' corto in panchina. Allora, i panchinari ce li ho tutti, in tribuna ce ne ho 3. Ah, sei corto allora più o meno. Sì, sono corto, però se la mossa che ho in mente riesce, sto bene. Niente, a me ha rifiutato il prestito, quindi purtroppo mi tocca andare sul secondo giocatore che avevo già selezionato. Il problema è che questo giocatore non è fortissimo, cioè Insigne gioca praticamente tutte quante le partite, però non lo so, cioè sarebbe veramente un giocatore molto 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 scarso per il Napoli. Però mi serve, cioè almeno a livello numerico devo per forza prenderlo. Per quanto mi riguarda meglio così. Per forza. Cosa gli sta succedendo? C'è un giocatore che non esiste. Ma che vuol dire? Ah no, eccolo qui, l'ho trovato. Un giocatore che non esiste. Non lo trovavo. Porca miseria, si è buggato il gioco. No, non si è chiuso. Ti stavo per picchiare. Quando ci sei io ho finito, eh. Sì, prendo quest'ultimo giocatore. Cioè sto andando ad oltranza, potrei andare avanti per delle ore, ma... Allora, io purtroppo non sono riuscito a chiudere lo stipendio di quell'altro giocatore, mi dispiace veramente tanto perché era molto molto forte, quindi devo calare un attimo i miei parametri e devo andare a prendere questo giocatore qua che tiene 19 anni, si chiama Alex, non lo conosce neanche sua madre, no, non è vero, di sicuro voi lo conoscete.
bel talento, veramente molto molto interessante, e sarà lui il vice Insigne. L'ho chiuso per circa 3 milioni, 2 milioni e mezzo, non mi ricordo neanche quanto offerto, contrattino di 5 anni, e poi io direi che ci sono. Tu ci sei? Sì, 11.000 di stipendio e dovrei esserci. Sistema un attimo le clausole perché non si sa mai qua, non so se tu hai controllato. No, adesso controllo infatti perché... Che ogni tanto qua vengono fuori delle clausole strane. Allora, sono a buonissimo punto, do un'occhiata anche io alle clausole. Fermo, c'è uno che c'ha una clausola, Lobotka. Forse è meglio che ce l'ha allora lui. No! No, massima stima per Lobotka che sta facendo un campionato incredibile. Ok, ma la squadra ce la diciamo adesso? Sì, adesso io direi che ci diciamo proprio gli acquisti, se andiamo su trasferimenti. Nel frattempo guardate qui ragazzi, scusa ma tu dovevi saperlo, anzi non puoi saperlo, ho fatto 4 acquisti. Azz! solo 4? No, ho fatto 4 acquisti solo nella 5 ore dalla fine del mercato. Ah, ok, va bene. No, allora, se vuoi sono pronto, possiamo andare a dirci i nostri acquisti. Sì, volevo rinnovare il contratto di Papadopoulos, però non fa niente, lo lascio in scadenza. E allora, va bene, io te li dico direttamente dalla formazione. No, per una cosa, guarda, sì, dimmi. Vai su cronologia trasferimenti. Ok. Metti club, vai tutto giù e dimmi le mosse in uscita. Allora, io ho venduto Rachmani per 30 milioni all'Arsenal, Milik all'Arsenal per 21 milioni, poi Mertens all'Atalanta per 25, Lobotka all'Inter per 17, Lozano all'Inter per 50, Malquitta al Levante per 3, Mario Rui al Leverkusen per 9 milioni e 7. Madonna mia. Goulam all'Atletico Madrid. Per quanto? Per 3 milioni più come contropartita un giocatore che ho comprato. Che ah, ok. Te lo posso finito? Dire un po', oppure vedi tu. No, me lo dici dopo. Io ti dico che ho venduto. Io ho venduto Milik al Tottenham per 19, Goulam all'Everton per 7 milioni e mezzo, Ospina al Salisburgo per 7 milioni, Mario Rui alla Lazio per 9 milioni e 7, Demme al Barcellona per 13 milioni e 7, Szymański l'ho preso dal Bilbao, Mertens al City per 30 milioni. Ok. Lozano al Manchester United per 47 milioni di euro. Ok, io ho venduto anche Juan Jesus al Venezia per 3 milioni, Meret per 17 milioni, Demme per 14 milioni e poi Coppola alla Real Sociedad presto di 2 milioni. Non so perché, ma mi sono usciti adesso. Ma ok. Allora a questo punto ti dico di andare su vedi dettagli a destra dove c'è scritto il prezzo, sì. Clicca ordina dal più costoso e dimmi i tuoi acquisti dal meno costoso. Ah, dal meno costoso. Uno per uno. Okay. Ah, aspetta. Io ho tanti prestiti presi. Anche io. Io ho preso Riccardi in prestito, Omerajic, Braff e Ramsey. L'ho presi tutti in prestito per allungare la rosa. Ok, ci sta. Allora, io niente, ti dico subito gli acquisti quelli potenti, allora, perché l'acquisto quello più leggero per quanto riguarda i titolari è Neuer. Ho preso Neuer mettendo in contropartita Ospina, quindi Ospina più 13 milioni per arrivare a Neuer. Poi ho preso Modric come centrocampista, Madonna mia, 29 milioni mi serviva assolutamente. Poi ho preso Sule come difensore centrale, 40 milioni, era quello il giocatore che volevi prendere anche tu? No, ci arriviamo dopo. Ok. Poi ho preso Lodi dall'Atletico Madrid mettendo come contropartita Goulam più 45 milioni e poi il bombone Politano più 95 milioni. Madonna mia. Per prendere Oyarzabal dalla Real Sociedad. Tu hai fatto una bella squadra, Sì, hai abbastanza fatto carina, abbastanza carina. Allora io ti dico, io ho preso per 20 milioni di euro Keylor Navas. Ok. Poi ho preso in mediana Brozovic per 26 milioni e 8. Ci sta. Poi ho preso Sule per 37 e mezzo dal Bayern. Ah, eccolo. E pensavo che tu parlassi di che sì. No, che sì no, che sì no. Poi ho preso per 62 milioni più Rachmani Alfonso Davis. E questo è un bombone, oh. Questo è un bombone e l'acquisto più costoso però è Politano più 57 milioni per Ousmane Dembélé. Mamma mia, pure questo è carino, anche tu hai fatto una bella squadra.
Quindi ti leggo la mia squadra, poi tu, anzi leggimi la tua, poi io ti leggo la mia con gli overall. Sì, poi ho preso tantissimi giovani della, ma, de, giovani per la panchina, che adesso vi faccio vedere direttamente qua. Sono abbastanza carini, ho preso Jamie 72, ho preso Miketen 67, ho preso Gomez terzino sinistro 72, Malogusto 73 terzino destro e Morales come portiere 72. Quindi la formazione mia è un 4-3-3 offensivo con Neuer in porta. Anche gli overall? Sì, sì, vai, vai. Sì, Neuer 90 in porta, poi Di Lorenzo 81, Sule 83, Koulibaly 86, Lodi 81, Fabian 82, Modric 87, Zielinski 82, Tridente, Insigne 86 a sinistra, Osimhen 82 punta, ovviamente, e Oyarzabal 85. E ho fatto il cambio ruolo e l'ho messo a destra. Io ho Navas 88 in porta, centrali Sule 83, Koulibaly 86, a sinistra Davis 84 e a destra Di Lorenzo 81, in mediana Brozovic 84, poi Zielinski 82 e Fabiano 82, a sinistra Insigne 86, a destra Dembélé 83 e punta Osimhen 81. Detto questo andiamo a giugno e simuliamo. Va bene. Allora ragazzi, sono a giugno, siamo a giugno, forse Giuse è a maggio, dalla prossima puntata sarà a giugno. E adesso torniamo tutto indietro. Io non vedo nulla assolutamente fino ad agosto. Okay. Ok, e capiamo che cosa abbiamo fatto. Allora, prime due partite io ho fatto vittoria e pareggio. Io ho una bella sconfitta con la Fiorentina e un bel pareggio col Sassuolo. Quindi sei partito una merda, però c'avevo sì. Venezia Udinese. Ok. Settembre, allora, in campionato ho fatto vittoria con la Fiorentina, pareggio con la Lazio, vittoria con il Verona e vittoria con il Bologna. Allora, io ho fatto, ma solo il campionato, giusto? Non l'Europa League. Dimmi il campionato, poi adesso facciamo anche l'Europa League. Ok, ho vinto con il Torino 3-1, vittoria con la Roma 2-1, aspetto lo sfogo, 3-1 con l'Inter sconfitta, pareggio con la Sampdoria 3-3. Ok, in Europa io ho vinto 2-0 con il Leicester e 3-0 con il Legia Varsavia. Io ho pareggiato con il Legia Varsavia e ho perso 3-2 con il Leicester. Madonna mia, che schifo. Ottobre, madonna che schifo. Ottobre è andata male. Ho perso con lo Spezia, perso con l'Atalanta, perso con il Milan e pareggiato con l'Inter, ho fatto un punto. Io ho vinto con il Bologna e con il Verona, ho perso con l'Atalanta e ho pareggiato 1-1 con l'Empoli e 1-1 con lo Spezia. Mamma mia. Con lo Spartak Mosca però ho vinto 0-2. Io 3-0. Ah, hai vinto spero. Sì, 3-0, sì, ovvio. In campionato poi a novembre ho vinto 2-0 con la Roma, 2-1 con la Samp, 1-2 con il Genoa e fatto 3-3 col Sassuolo. Io full di vittorie a novembre, tutte vittorie con Udinese, Milan, Salernitana, Leicester e Spartak Mosca a ritorno. Allora, in Europa League ho vinto anch'io con Spartak Mosca e Leicester. E a dicembre ho vinto 3-1 con il Legia Varsavia. Io le ho vinte tutte e sei in Europa. Ok, io in campionato 1-1 con la Juve, 2-2 con il Venezia, vittoria con il Cagliari 2-0 e 4-2 con il Legia Varsavia. Io in campionato ho perso con la Juve, ho vinto con la Salernitana e ho vinto con il Torino. Andiamo a gennaio. Ecco, vedo subito una cosa non buona. Ho perso gli ottavi in Coppa Italia con il Verona 2-3. Io ho passato il turno agli ottavi con la Salernitana, però ho perso ai quarti ai calci di rigore con la Lazio. Però mamma ho vinto mia. Con la Lazio in campionato, ho vinto con il Genoa, ho vinto con l'Atalanta, ho vinto con il Bologna e ho pareggiato con l'Inter 2-2. Mio campionato strano, ho vinto con l'Empoli, ho vinto con il Cagliari, ho vinto con il Milan, ho pareggiato con l'Udinese, ho perso con Venezia, vabbè. Febbraio, tutte vittorie, Atalanta, Empoli, Torino, Juve. Anche io, Torino, Udinese, Spezia e Genoa. A marzo, attenzione, allora, tu sei passato innanzitutto in Europa League, sì? Sì, sono passato, però, cioè, nel senso, ho perso a marzo, perché te lo dico subito, ho perso con il Betis, 1-2 all'andata avevo vinto, poi ho perso 2-0 al ritorno, quindi eliminato. Cavolo, io invece ho eliminato il Monaco, pareggiato 2-2, vinto 2-1 con il Monaco al ritorno, e poi in campionato ho vinto tutto, Lazio, Fiorentina e Salernitana. Io ho vinto con la Roma 4-2, però ho perso con il Cagliari e con la Sampdoria, due brutte sconfitte in fila. Oh, io ti dico una grande cosa per quanto mi riguarda, perché allora ad aprile in campionato ho vinto con Bologna, Genoa, Inter, Sassuolo e pareggiato con il Verona. Ma la cosa figa è che ai quarti con il Fenerbahce ho vinto 1-4 e 2-1. E all'andata in semifinale con il Betis ho vinto 3-2. Attenzione, ma tu non hai visto se è una finale di Europa League, quindi non l'ho visto perché io sono simulato fino a giugno. Ok, io in campionato ho vinto tutte le partite, Fiorentina, Milan, Lazio, Salernitana, 1-1 però con il Sassuolo. Ok, a maggio ho vinto l'Europa League. Mamma mia. Ho vinto con il Betis 2-1 e in finale 3-1 con il West Ham. Poi in campionato ho pareggiato 2-2 con lo Spezia, perso con la Samp, vinto con Roma e Cagliari. Complimenti, complimenti. Io ho pareggiato con la Juventus 1-1, ho perso con il Venezia, ho vinto con il Verona e 2-2 con l'Empoli. Clicchiamo cerchio per vedere dove siamo arrivati. Andiamo.
Campioni d'Italia, ho vinto! Madonna, però non vale niente, giusto? Non vale niente, però tu sei andato in Champions? Sì, terzo posto. Ok, io ho fatto 82 punti, tu? 76, ah. Dai, non tantissimi punti di differenza. No, è vero, 76 che nel mio campionato avresti vinto lo scudetto. Ah, addirittura. Sì. Ok. Ti dico che nei miei giocatori più clamorosi, quelli che l'hanno giocato di più, sono stati Navas, Di Lorenzo, Davis, Osimhen e Insigne. Miglior marcatore Osimhen 26 gol, Insigne 22, Dembélé 17, Fabian 10. E poi invece miglior assistman 11 Dembélé, 11 Insigne. Guarda, io ho azzeccato l'acquisto perché Oyarzabal ha fatto 26 reti, 8 assist, ma soprattutto è arrivata a 90 di overall. Insigne 25 gol, 13 assist, 14 gol per Osimhen, 5 assist, Zielinski 8 gol insieme a Petagna, 8 gol, Modric è calato di 3, però mi ha fatto 6 gol e 2 assist. Io ti voglio dire una cosa clamorosa, perché allora Osimhen mi è arrivato a 86 e vabbè. E Dembélé è arrivato a 85, vabbè, fino a qua ci sta, Fabian arriva a 85. Ma la cosa clamorosa, vediamo se c'è anche qualcos'altro da dichiarare. Koulibaly 87, Sule 86, Davis 88. Ma la cosa clamorosa... Ma come Sule? 86 Sule? Sì, perché? 84 a me. È salito di 3 a me. Ma è rimasto uguale, ma è sceso, ma non era 80. No, quanto era Sule? 83? 83. Ha fatto più uno, ma che schifo. Ma la cosa clamorosa è Antonio Fiore. il mio giovane. Giusto, quant'è? È salito in totale di 12. Ma come di 12? È arrivato a 80, 18 anni, 80. Incredibile. Il mio Coppola invece ancora in prestito alla Real Sociedad, 77, 18 anni. È forte anche il tuo, ma a confronto al mio il tuo è una coppola di minchia. Sì, ma mi ha fatto zero presenza, che cavolo sono andato a fare in prestito? Mi ha fatto zero presenza, zero reti, zero assist. Se ne stava qua, se ne stava, porca miseria. Dai, allora questo episodio l'abbiamo concluso. Sì, abbiamo concluso e ti dico sì che la mia strategia ha funzionato, ovvero che ti lascio vincere tutto adesso per poi dopo farti all'ultimo con la presenza. Attenzione, perché nel prossimo episodio a me potrebbero darmi più soldi, eh? Vabbè, ma io non ho bisogno di soldi, ho Oyarzabal 90, ti dico solo. Ah, vabbè, hai ragione. Allora con i miei soldi lo comprerò anch'io. No, non vale. Allora ragazzi, mi raccomando, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale di Giuse360, lo trovate qua sotto, trovate tutti i suoi canali qua sotto in descrizione. Lasciate tantissimi mi piace se volete subito l'episodio 2. Iscrivetevi anche a questo canale. Buon Shalalalene come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti.